In questa emergenza pandemica c'è un'altra emergenza ed è quella della giustizia. Ne parliamo subito con l'avvocato Antonino Galletti, che è il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Buongiorno a lei, avvocato. Allora, come dicevo, c'è un'emergenza al Tribunale di Roma perché siamo, per quanto riguarda l'organico, in carenza. Cosa sta accadendo? Beh, sta accadendo che da anni denunciamo insieme alla magistratura la situazione particolare che riguarda il Tribunale di Roma, dove il personale amministrativo su una pianta organica di 1.202 unità ne vede in servizio soltanto 751, quindi c'è una carenza di organico di circa il 37,52% di personale, quindi manca più di un impiegato su tre. E questo ovviamente, soprattutto in un periodo come quello attuale di pandemia, contribuisce a aggravare la situazione della nostra giustizia di Roma Capitale, che in realtà invece dovrebbe essere il fiore all'occhiello, il biglietto di presentazione per il nostro paese, visto che il Tribunale di Roma è più importante e più grande d'Europa. E questo ovviamente si traduce, avvocato, in ulteriore lentezza per quanto riguarda anche tutti i procedimenti. Sì, noi abbiamo già delle modalità oggi alternative per fare l'attività professionale, perché svolgiamo le attività di udienza da remoto o in teoria dovremmo farle in forma telematica, ma anche questo a Roma non è possibile perché non ci sono le infrastrutture telematiche adatte, oppure in limitati casi continuiamo a farle in presenza. Il deficit di personale ovviamente rallenta di molto l'attività giudiziaria, proprio perché questo personale è indispensabile per fare alcune attività, quindi non basta soltanto il magistrato e l'avvocato, ma c'è necessità anche di questo personale che svolge un ruolo importantissimo. Oggi il personale è così significativamente ridotto e in questa situazione qualunque azienda privata, qualunque impresa avrebbe difficoltà ad operare. E allora, voi avete manifestato queste vostre difficoltà, avete inviato una nota sia al Premier Draghi che al Ministro Cartabia. Sì, diciamo che queste difficoltà sono state denunciate dalla stessa magistratura in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Noi adesso, diciamo, aprendo, un credito e dando fiducia a questo nuovo governo, abbiamo ritenuto opportuno scrivere per, confidare in un intervento da parte del Presidente del Consiglio o del neo ministro Cartabia, insieme al Ministro per la Funzione Pubblica Brunetta, per cercare di chiedere un intervento straordinario nel settore giustizia relativo a Roma, proprio perché Roma è in una situazione purtroppo straordinaria in senso negativo. Quindi non bastano le misure ordinarie, non basta il piano di assunzioni che aveva annunciato il ministro Bonafede in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dove aveva parlato del fatto che nel 2021 sarebbero state assunte oltre 7.000 unità, perché purtroppo la situazione romana è davvero particolare e necessita probabilmente di procedure di reclutamento ad hoc specifiche per queste esigenze. Ecco, facciamo capire a casa, Presidente, no? La carenza di organico si traduce, come dicevamo prima, in procedimenti molto più lenti. Per capire bene, a volte la tempistica, perché questo è importante. Sì, allora, per esempio il giudice dopo che pubblica la sentenza, dopo che scrive la sentenza va pubblicata. Le copie esecutive, oggi anche in forma telematica, ma fino al mese scorso soltanto in forma cartacea, vanno rilasciate dal direttore di cancelleria o dal funzionario. Molte attività, la predisposizione dei ruoli, la pubblicazione dei ruoli delle udienze, gli avvisi alle parti tramite i difensori sul magari lo spostamento di orario di un'udienza o il deposito degli atti che noi facciamo prevalentemente in via telematica, deve però essere accettato dalla cancelleria. Se tutte queste attività vengono svolte inevitabilmente in ritardo perché manca il personale, ovviamente i tempi della giustizia ne risentono. Noi già abbiamo una carenza di magistrati che, se non erro, a Roma, anche qui rispetto alla pianta organica, ci sono 35 magistrati di meno. Se aggiungiamo che di dipendenti ne mancano oltre 400,
e che in alcuni casi la scopertura è quasi del 60%, perché pensate per esempio che per il ruolo dei direttori c'è una scopertura del 55,81%, per i cancellieri del 53% e poi ci sono due figure professionali, cioè i contabili e gli assistenti di vigilanza, dove la scopertura è addirittura del 100%, cioè non esistono in organico. Ora, cosa si aspetta a intervenire in una situazione del genere è veramente, diciamo, incomprensibile. La situazione è drammatica, bisogna denunciarla e bisogna che da parte del governo si intervenga al più presto, mettendo in campo tutte le energie necessarie per risolvere questa situazione drammatica. Non bastano, ripeto, le procedure ordinarie, perché se da qui a agosto entreranno in servizio 20 o 30 persone neoassunte, ne usciranno altrettante per il pensionamento. Quindi questo non contribuisce a ripianare l'organico, che resta sempre deficitario e che resta deficitario, appunto, come vi ho detto, per circa oltre un terzo del personale. Fra poco raggiungeremo la metà del personale in servizio. In questa situazione nessuna azienda, neppure la più efficiente, neppure quelle della Silicon Valley, potrebbero assicurare i servizi in maniera adeguata. Occorre un grande piano di rilancio sicuramente per la giustizia romana e tra l'altro va detto che voi state lavorando anche in un momento difficile di piena emergenza sanitaria. Ecco, come state affrontando anche questa pandemia? Ma noi stiamo dandoci da fare per garantire comunque i diritti e le libertà dei cittadini, che ovviamente non vanno in quarantena e non si interrompono con la pandemia. Quindi i nostri studi legali si sono attrezzati a proprie spese, senza gravare sul bilancio statale. Abbiamo posto in essere tutte le misure di precauzione. Anche da parte degli uffici giudiziari, dopo un periodo di iniziale difficoltà comprensibile, adesso la situazione si è in qualche modo stabilizzata, le udienze con queste modalità vengono svolte. Certamente poi ci sono casi specifici dove, o per carenza di personale o magari per incapacità dei singoli, vengono fissate troppe udienze sul ruolo, oppure non vengono distanziate le udienze l'una dall'altra, e in questi casi si possono creare degli assembramenti. Però queste sono ipotesi per fortuna residuali. Nella stragrande maggioranza dei casi, devo dire che anche la magistratura, quantomeno da parte dei capi degli uffici giudiziari, ci sono stati interventi anche di carattere regolamentare per imporre uno scaglionamento delle udienze e quindi per evitare assembramenti. Questo è il massimo che possiamo fare. Noi come avvocatura addirittura ci siamo organizzati da soli per fare dei tamponi durante, prima delle feste di Natale. Abbiamo raggiunto quota 9.000 tamponi, abbiamo messo addirittura un presidio dentro il tribunale di Piazzale Clodio, e col contributo di Cassa Forense abbiamo assicurato ai colleghi, anche qui senza gravare sulla collettività, dei tamponi per verificare le condizioni di salute. Abbiamo poi chiesto, insieme all'Associazione Nazionale dei Magistrati di Roma e Lazio, con l'Unione degli Ordini del Lazio, di poter fruire appena possibile di un piano di vaccinazione, proprio Sì. perché svolgiamo un servizio essenziale, e stiamo attendendo una risposta anche su questo. Eh sì, perché a differenza di altre regioni, nel Lazio ancora non è previsto il vaccino per gli avvocati e i magistrati, mentre però in Sicilia e anche in Toscana questo già si sta facendo, giusto? Sì, alcune regioni sono state più sensibili, hanno provveduto, altre regioni invece sono rimaste al palo. Adesso, col nuovo piano che è stato fatto, sembra che anche quelle regioni abbiano interrotto le prestazioni, proprio perché si è voluto evitare una divisione per categorie. Certo. Ma anche qui è passato probabilmente un messaggio sbagliato, cioè quello che alcune categorie volevano essere privilegiate rispetto alle altre. Qui nessuno chiede di avere un privilegio, soprattutto rispetto alle persone fragili, rispetto agli anziani, che giustamente vanno vaccinati con priorità assoluta. Qui però si dice soltanto che, essendo un servizio essenziale che non può essere interrotto, al pari di quello della scuola e al pari di quello delle forze dell'ordine, sarebbe opportuno cercare di addivenire il prima possibile a una vaccinazione di massa, in modo tale da, nell'interesse dei cittadini, da non interrompere, da non rallentare i servizi. Se un'udienza viene rinviata, è certamente un male per la giustizia, un male anche per il difensore, ma soprattutto
è un male per il cittadino, no? Non è che ci processiamo tra di noi e tra avvocati insieme ai magistrati, quindi i processi che facciamo sono processi che interessano i nostri assistiti e i cittadini, quindi. Certo, sicuramente. Per chiudere, Presidente, voi in merito a quello che dicevamo prima, no? Che è l'argomento principe di questo tema, ovvero la carenza di organico, dopo questa lettera inviata avete intenzione di fare qualcos'altro qualora non dovessero arrivare delle risposte anche in tempi brevi? Ma sì, stiamo mettendo in essere tutte le forme possibili di protesta. Le prossime iniziative le faremo anche, spero, con la magistratura, proprio per far vedere che questa è una battaglia trasversale che riguarda sì la possibilità da parte nostra di lavorare al meglio, ma riguarda soprattutto i diritti e gli interessi dei cittadini. Poi i cittadini ovviamente quando si lamentano non bussano a casa del magistrato, o non bussano a casa del cancelliere, vengono nei nostri studi e esprimono disappunto e la sfiducia nei confronti di un sistema giudiziario, invece noi questo non lo dobbiamo consentire, dobbiamo, essendo un paese all'avanguardia in tanti settori, anche in questo settore riuscire a dare il meglio. Non possiamo accontentarci della situazione attuale. La ringrazio per essere stato questa mattina con noi, seguiremo anche noi questa problematica perché tocca ogni cittadino e quindi grazie al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti. Grazie infinite a voi per l'attenzione e la sensibilità. Grazie.